Ragazzi, guardate che cosa ho trovato in questo momento proprio sugli scogli. Questo è il risultato dei bastardi, perché sono dei veri bastardi, che lasciano le esche ancora vive sugli ami. E qua c'è un geco che si è praticamente allamato su un amo. Ora vedo di salvarlo. Sono riuscito ovviamente a sollamarlo. È un po' moribondo, però dovrebbe farci. Cioè, ragazzi, è incredibile, veramente, il rispetto per il mare e la natura, proprio incredibile, non ce n'è. Povero Jake, ha inghiottito un amo, incredibile. È ancora vivo, non so se si riprende. Il bastardo che ha pescato qua ha lasciato i bigattini. Un lama e l'ha lasciato sugli scogli. Giustamente quel povero animale l'ha ingoiato. Il gechino sembra che piano piano si stia riprendendo. Avete visto? Che fortuna. Si sta riprendendo. Si sta riprendendo un po' ancora. Ovviamente preso alla botta perché comunque ho dovuto fare pure forza per slamare. Però si sta riprendendo piano piano. Dai, meno male. L'abbiamo salvato. Ragazzi, è vispissimo, si è andato a intanare, guardate. Meno male. Qualche tempo fa, mentre pescavo un lagrigentino su un molo, trovai una lucertola che purtroppo era già morta, però. Allo stesso modo, allamata, sicuramente aveva ingoiato un amo con del bigattino, lasciato da qualche indegno. Io spero che l'indegno che ha lasciato quest'amo sugli scogli con quel bigattino smetta di pescare al più presto. La gente non capisce che lasciare un amo con l'esca sugli scogli, in spiaggia, può compromettere la vita di volatili, cani, gatti, animali selvatici e anche rettili, come avete visto. Ma comunque, questo geco oggi è stato fortunato a incontrare me e per fortuna sono riuscito a salvarlo. Un abbraccio a tutti.